Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. Negli scorsi giorni Bungie ha rilasciato uno stuzzicante trailer dedicato a Europa e ai suoi segreti. Per chi fosse interessato, potete trovare qui sul canale l'analisi completa del suddetto trailer. Bungie però non ha pubblicato solo un video dedicato ad Europa, bensì anche lo schema della mappa di Europa stessa e delle relative zone che saremo chiamati ad esplorare in Oltre la Luce. Il tutto è consultabile sul sito Bungie. Analizziamo insieme questa mappa, evidenziando spunti interessanti e possibili informazioni su ciò che ci aspetta a novembre. Partendo dall'alto, la prima zona della mappa che incontriamo si chiama Rovine del Vespro e presenta la seguente descrizione. Un tempo casa di migliaia di colonizzatori, ora è tutto ciò che resta della colonia di Clovis Bray. Quest'area è occupata dalle rovine dell'imponente città che venne costruita nel corso dell'età dell'oro su Europa. Quella città che da anni è protagonista di artwork e concept art da parte degli illustratori di Bungie. Il termine Vespro è definito come segue dalla Treccani, l'ora tarda del giorno verso il tramonto, cioè il crepuscolo serale. In sintesi, un momento della giornata in cui la luce del giorno e l'oscurità della sera e della notte si incontrano e sfumano in contorni sempre meno definiti. Direi che questa immagine rappresenta perfettamente lo spirito di Oltre la Luce, alias l'espansione che ci condurrà oltre i confini, portandoci in dono l'oscurità che andrà appunto a sfumarsi con la luce del viaggiatore. Inoltre, il termine potrebbe riferirsi anche al crollo, ossia il momento in cui la luce dell'età dell'oro tramontò definitivamente per colpa dell'arrivo dell'oscurità. La seconda zona, partendo sempre dall'alto della mappa, è denominata Abisso di Asterion. Asterion è una stella della costellazione dei cani da caccia, ma ciò non evoca grandi collegamenti con Destiny. La descrizione di quest'area recita: le strutture Vex visibili in superficie sono soltanto la punta dell'iceberg. Insomma, è appunto un abisso pieno zeppo di Vex e di quelle strutture complesse che abbiamo visto nei vari trailer di Oltre la Luce. Sappiamo benissimo come i Vex abbiano costruito vari piramidi nei mondi da loro colonizzati, quindi possiamo davvero aspettarci un po' di tutto sotto i ghiacci della luna gioviana in fatto di Vex. Passiamo ora alla zona che ritengo essere la più stuzzicante di tutte, come vi accennavo anche su Instagram, il promontorio di Cadmo. La descrizione di questo luogo è la seguente: un paesaggio innevato, presunto luogo di una sepolta struttura chiamata Exoscienza Bray. Esatto ragazzi, qui giacciono le rovine delle strutture connesse agli Exo e alla Clovis Bray. Qui probabilmente giace la celebre e misteriosa cripta di Pietrafonda, il luogo natio degli stessi Exo. Nel trailer dedicato ad Europa abbiamo potuto vedere delle linee di montaggio e soprattutto una sorta di capsula che conteneva un Exo e un Vex connessi tra loro. Qui si trova roba che scotta, ragazzi. Quest'area andrà esplorata a fondo, ne sono sicuro. Anche la denominazione non è affatto casuale, visto che fa riferimento all'eroe della mitologia greca noto appunto come Cadmo. Chi era costui? Cadmo era il fratello di Europa, e anche questo non è un caso, anzi, nonché fondatore della celebre città di Tebe, dove svettava l'altrettanto celebre Rocca Cadmea, denominata così proprio in onore del suo fondatore. Cadmo, durante le sue peripezie in giro per l'Ellade, dovette affrontare un temibile drago che riuscì ad uccidere, pagando però un prezzo altissimo. Tutti i suoi compagni, infatti, nonché amici, morirono nello scontro. Rimasto solo, Cadmo ricevette un illuminante consiglio dalla dea Atena, sua protettrice, che gli suggerì di piantare nella nuda terra i denti del drago appena ucciso. Cadmo lo fece e dalla terra spuntarono dei guerrieri. I denti di drago avevano dato origine a un nuovo e potente esercito. Ebbene, nella lore di Destiny è successo qualcosa che ci può ricordare anche vagamente il mito di Cadmo? Ma certo, la creazione degli Exo da parte di Clovis Bray. Clovis Bray creò un esercito sostanzialmente dal nulla, come aveva fatto Cadmo. Ecco perché non è un caso che la zona che dovrebbe ospitare la cripta di Pietrafonda faccia riferimento proprio all'eroe tebano. C'è poco da dire, quando Bungie inserisce collegamenti mitologici, sono sempre davvero felice.
Proseguiamo con il nostro viaggio nella mappa d'Europa, rimanendo comunque nell'alveo della mitologia. Ecco infatti la zona nota come Passo di Caronte, che viene così descritta. Il sito del Centro Comunicazioni d'Europa, origine di un segnale di soccorso inviato da Varix. Caronte, personaggio arcinoto della mitologia greca, tanto da essere inserito per esempio anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri, è il traghettatore delle anime dell'Ade, alias l'oltretomba dei greci e dei romani. Caronte non è malvagio, svolge semplicemente il suo mestiere, accompagnando i morti verso il tetro grigiore dell'oltrevita immaginato dai greci. Il fatto che in Europa sia presente una zona che si riferisce a Caronte, secondo me non è un vezzo artistico. Quest'area, infatti, dovrebbe essere un passaggio obbligato verso le lande glaciali dove giace la piramide semisepolta nel ghiaccio, un luogo oscuro e potenzialmente tetro. Proprio dal passo di Caronte è stato inviato un messaggio d'aiuto da parte di Varix, che fa il suo grande ritorno nella saga e finalmente direi. Vi erano tanti dubbi circa la lealtà di Varix dopo gli avvenimenti di Rinnegati, ma a quanto pare intende ancora essere alleato dei Guardiani, visto che probabilmente sarà proprio lui a chiederci aiuto. Già, ma aiuto per cosa? Visto che Varix si è proclamato da solo Kel dei Kel, forse intende avere una mano nell'eliminazione di Eramis e del suo casato della salvezza, composto da caduti imbevuti di poteri dell'oscurità. Sono davvero molto curioso circa il ruolo che Bungie intende affidare a Varix in questa espansione. Sarà realmente amico oppure mira solo a raggiungere i suoi scopi più personali? Ditemi la vostra nei commenti. Ed eccoci giunti all'ultima area di Europa, quella più oscura, quella dal nome più semplice ma che c'è dal significato più profondo di questa espansione, ossia Oltre. Questa è la descrizione abbinata. Una vecchia amica ti aspetta su questa radura che sovrasta lo scontro tra luce e oscurità. La vecchia amica in questione è naturalmente la cara ignota Exo, che farà il suo atteso ritorno proprio inoltre la luce. L'ignota è in possesso della scheggia oscura, alias il manufatto che potrebbe donarci i poteri della stasi. Nell'area oltre spicca la mastodontica piramide bloccata nel ghiaccio, ma a quanto pare non c'è solo lei in loco, visto che si parla di uno scontro tra luce e oscurità. Che ci sia qualcosa di connesso al viaggiatore nell'area oltre, sappiamo che egli apparve per la prima volta nel sistema solare proprio nei pressi di Giove, senza dimenticare ovviamente anche l'importanza di Io, altro satellite di Giove. Insomma, forse il viaggiatore ha lasciato qualcosa di stuzzicante su Europa, oppure Bungie ha creato solo una descrizione poetica per questa area della mappa. Staremo a vedere. Piccola nota prima di concludere il video. Grazie al materiale promozionale rilasciato da Bungie, sappiamo che Eris Morn allestirà una sorta di campo base nelle lande di Europa, vicino a un imponente ghiacciaio. Qui si incontrerà con l'ignota e il Ramingo, probabilmente per mettere insieme le rispettive conoscenze in materia di oscurità. Spero in una bella sequenza cinematica per assaporare appieno questo cruciale confronto. Che dire ragazzi, il video sostanzialmente finisce qui. Come al solito vi lascio con un paio di domande. Quale area della mappa d'Europa vi ispira di più? E appunto, secondo voi, che ruolo avrà Varix in tutto questo? Amico, nemico? Intende solo usarci per i suoi scopi? Fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un mi piace al video se il video vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale, vi ricordo che ho anche attivato la funzione abbonamenti per coloro che volessero supportare in massima libertà le mie creazioni, e vi invito anche a seguirmi sui social. Basta cercare Lorenzo Divus, tanto su Facebook quanto su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!